cuore del suo centro storico è abbracciato dalle mura megalitiche che racchiudono le tradizioni, i borghi medievali, i monumenti ed il mistero. La città di Alatri, cullata nel verde della ciociaria, offre un patrimonio ricco di cultura e di storia. La città terza per popolazione dopo Frosinone e Cassino sorge su una collina nel cuore della provincia di Frosinone, alle pendici dei Monti Ernici. Il centro storico è arricchito dall'acropoli preromana, cinta da mura megalitiche, tuttora ben conservate. Nell'acropoli ci sono degli strati di megaliti che in alcuni tratti raggiungono la lunghezza di 3 metri. I megaliti, provenienti dalla stessa collina, sono fatti combaciare perfettamente ad incastro, senza l'utilizzo di calce o cemento. Nell'acropoli risalta per la sua imponenza Porta Maggiore. Alatri possiede inoltre un enorme patrimonio di monumenti dal grande valore architettonico ed artistico, come ad esempio la chiesa collegiata romanico-gotica, la basilica con cattedrale di San Paolo, le chiese di San Francesco e San Silvestro, il protocenobio di San Sebastiano, le ottocentesche fontane monumentali, il palazzo Gottifredo e il palazzo Conti Gentili, ornato da una grande meridiana murale. La città dei Ciclopi si pregia anche di una rappresentazione unica al mondo. Si tratta di un affresco che raffigura un Cristo nel labirinto. Una raffigurazione che ha attirato studiosi di tutto il mondo nella città dei Ciclopi, ma tutt'oggi il suo significato resta avvolto nel mistero. Il Cristo nel labirinto è custodito tra le mura del chiostro di San Francesco, adiacente all'omonima chiesa duecentesca. Buonasera. Buonasera. Dal chiostro di San Francesco di Alatri, in provincia di Frosinone, continua il viaggio di Cibum, iniziato 6 anni fa alla scoperta dei sapori che il Lazio offre, grazie anche all'opera di trasformazione dei tanti chef del territorio, meritevoli di ricevere il piatto d'oro, e che poi è il nome anche della trasmissione enogastronomica che io mi onoro di presentare, di organizzare con l'associazione TAC System e con Teleuniverso. Mia fedele compagna di viaggio, Martina De Chantis. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleuniverso, Teleuniverso più uno, Today, tu donna, e anche a tutti coloro che ci stanno seguendo via streaming su www.teleuniverso.it. Un sentito ringraziamento da parte nostra va all'assessorato alla cultura del comune di Alatri, capitanato dal dottor Carlo Fantini, che per il secondo anno consecutivo ci ha riconfermato questa speciale ed originale location per il piatto d'oro. E poi ringraziamo anche l'Arsial, la presidenza della provincia di Frosinone, la Coldiretti di Frosinone, Latina e Lazio. A te Alessandro. Grazie Martina, e a fianco a me Patrizia Patini. Buonasera Patrizia. Buonasera a tutti e soprattutto a te, ti vedo molto in forma. Ti ringrazio, mai come te, anche perché Patrizia è la nostra esperta gastronoma delle Cannardizie di Atina, nonché veterana di Cibum, e quindi si occuperà dell'abbinamento vino-cibo, questa volta coadiuvata da Francesca Velocci dell'Istituto Superiore di Istruzione Einaudi di Sora. Buonasera anche a te. Buonasera. Iniziamo subito con due antipasti che precedono ovviamente le delizie di acqua dolce e salata. E il primo, eccolo qua, siamo pronti, consistente in una terrina di verdure alla frattese. Lo ha preparato per noi Tony Di Nardo del ristorante Da Tony Ausonia, provincia di Frosinone. L'applauso va anche al nostro Tony, ovviamente. Grazie, buonasera. Niente, sono lieto di partecipare a questo evento, veramente sono emozionato. Senti, questo piatto lo possiamo mettere lì, proprio il primo piatto, e io so che è stato, come dire, per te un ricordo d'infanzia, ispirato a una pietanza che tu mangiavi da bambino. Esatto, perché mia madre in realtà era che mi preparava, sai, quelle classiche zuppe con patate e carciofi, quelle ribollite di verdure. E io dietro a questo, diciamo, mi sono ispirato a creare questa terrina,
questa terrina, diciamo che va a unire più di un piatto. Che verdure ci sono dentro? Dentro ci sono patate in prevalenza, carciofi foderate da una verza, delle carote, delle zucchine, del sedano, del porro, diciamo, ecco, che vanno ad insaporire un po' tutto il piatto. Ricordiamo il tipo di cottura? È una cottura al forno, mista convenzione a vapore. Ma qual è il vino che dovremo abbinare a questo piatto di ristorante da Toni, Patrizia? Allora, come ben vedi, la ragazza mi passa questo spumante, che è uno spumante Corte dei Papi, un'azienda che sta avendo anche successo con questo tipo di vini frizzanti. Il discorso è che in tutto il nostro territorio ormai lo spumante fa da padrone, nel senso che viene abbinato sia a dei piatti come questo, che è un piatto un po' difficile, quindi le bollicine aiutano molto l'abbinamento, e anche perché si usano ormai per gli aperitivi e anche molto, diciamo, oltre la ristorazione, quindi anche nei bar e nella ricettività. Questo spumante lo consigliamo perché oltretutto è uno spumante rosé. Bene, Martina. Consegna il primo piatto d'oro il dottor Carlo Fantini, l'assessore alla cultura del comune di Alatri. Venga, assessore. Assessore, come abbiamo già detto all'inizio, ci avete ospitato per il secondo anno. Questa è una struttura che custodisce tra l'altro il Cristo nel Labirinto, una struttura storica della vostra città. Sì, questa trasmissione ormai sta diventando per noi, per la città di Alatri, una tradizione, possiamo dire, e ci impegneremo sicuramente a riproporci come sede anche per i prossimi anni. Questa è una sede storica, detto, è sede del Cristo nel Labirinto, un affresco misterioso, prezioso, e che fa di Alatri una città ancora più attrattiva di quanto lo sia per le sue mura poligonali, per le sue chiese, per la sua storia, per la sua architettura. Ecco, un saluto a tutti i telespettatori e un invito a visitare, a vedere, a gustare con gli occhi questa trasmissione, ma a visitare e gustare anche la nostra città. Bene, Alessandro, io adesso andrei a conoscere i primi due degustatori di questa serata. I nostri primi due degustatori. Presentiamo Tiziana Briguglio, la fondatrice nonché presidente dell'Associazione di Utilità Sociale Agroalimentare in Rosa, giornalista enogastronomica, e è stata anche tra l'altro premiata con il Seme d'Oro, ovvero per aver appunto esaltato, grazie alla sua penna, le bontà del territorio. E presentiamo anche Lucio Meglio, docente di sociologia dell'Università di Cassino, ma quest'anno sarà anche docente di sociologia del cibo nell'Università di Venezia, giornalista enogastronomico, redattore della collana Gusto e Società dell'editore Franco Angeli di Milano. Bentrovati. Ecco, assaggiamo il primo piatto. Tiziana, come possiamo descrivere questo piatto in tre aggettivi? No, fresco, equilibrato e invitante. Ecco, passiamo a lei, professore. Un piatto molto simpatico, anche bello vedersi, equilibrato e anch'io molto delicato. Ora una rustica delicatezza che non guasta affatto prima del pesce. Sono dei canescioncini ai quattro formaggi del Frusna, ne è autore Vittorio Bastianelli delle Cannardizie di Atine. Buonasera Vittorio, ecco qua il tuo piatto, che è molto particolare, perché? Dovrebbe mettere insieme i quattro territori del Frusna, in effetti, di Frosinone. Qui c'è sta il cacio di Morolo, c'è sta il pecorino di Picinisco, la ricotta appassita e la margiolina di capra. Quindi abbiamo cercato di fare un misto di formaggi per poter valorizzare tutto il nostro territorio. Ricordiamo velocemente la preparazione? È una preparazione molto semplice, in percentuale formaggi più o meno la stessa quantità, con uovo, un pizzico di pepe, per l'impasto la sfoglia normale
della pasta messi al forno, cottura 20-30 minuti, è molto semplice. Si degustano sia caldi che freddi? Sia caldi che freddi, sì. Vittorio gioca proprio in casa, perché dicevamo le canardizie di Atina, allora io torno dall'altra padrona di casa che è Patrizia Patini, di questo ristorante al centro storico di Atina, che però è anche la nostra enogastronoma e anche idrosommelier, è vero Patrizia? Sì, ed è un'occasione importante per promuovere le nostre acque di Fiuggi. Infatti abbiamo fatto anche l'abbinamento quest'anno sia con l'acqua frizzante che con l'acqua naturale, perché anche in questo caso l'acqua è determinante per un piatto. Lo so che è una materia molto difficile, del resto forse è più difficile del vino, però dobbiamo sempre ricordare che mentre il vino non fa male, bevuto moderatamente, l'acqua può danneggiare il nostro fisico. Quindi l'acqua Fiuggi è molto importante per depurare, e anche se a volte va presa con parsimonia, perché alcune persone non possono usufruirne molto per via della questione di pressione, però è un'acqua salutare, quindi è un'acqua importante che abbiamo qui e che va sicuramente messa sulla tavola. Ricordiamo poi che con l'abbinamento del formaggio abbiamo preso il vino del territorio, quindi abbiamo fatto un abbinamento di territorio che è il Cabernet Atina DOC dell'azienda Petra Potens, si chiama Altair, e il nome sappiamo proviene dalla stella che abbiamo sopra la nostra testa, quindi è una buona stella che va abbinata a un buon piatto. Dunque Martina, chi premia? Consegna il secondo piatto d'oro Massimo Genovesi dell'azienda Petra Potens di Atina. Ecco Massimo, abbiamo detto tutti i prodotti della nostra terra e si parla di una nuova azienda, di una azienda che c'è da pochissimo tempo, un vino nuovissimo praticamente. Sì, tenuta Petra Potens, sorge su un terreno collinare di 10 ettari nella Valle di Comino, più precisamente ad Alvito. Il ciclo produttivo praticamente è diretto ed integrale, quindi seguiamo il prodotto dal grappolo fino all'imbottigliamento. Ne abbiamo 5 diversità di vino, 3 rossi, un rosato e un bianco, tutti autoctoni del territorio laziale. Siamo in coltura biologica, quindi siamo senza solfidi e siamo in via di certificazione da parte dell'ente DNV Business Assurance. Perfetto, tra l'altro è un'azienda che ho saputo che ha preso spunto proprio dall'Eneidi. Andiamo subito a vedere che cosa ne pensano di questo piatto del territorio i nostri esperti. Lucio, un canascione praticamente pieno di vari formaggi. Sì, un piatto veramente, potrei definirlo un po' vintage, perché comunque rappresenta la nostra tradizione, ma ben rappresenta l'identità di questo territorio, quindi un gusto forte ma molto equilibrato. È vero, un po' una rivisitazione dello storico, insomma, prodotto ciociaro, tra l'altro. Certamente, non si sente già dai profumi, appunto, di questa terra, riporta un po' a quelle origini, insomma, dei nostri antichi produttori. E devo dire che è un piatto veramente che sorprende, perché, come diceva Lucio, è veramente apparentemente forte, ma poi lascia veramente un qualcosa per ritorno molto, molto delicato. A te, Alessandro. Iniziamo ora con le vere e proprie delizie di acqua dolce e salata. Mousse di sedano bianco di Sperlonga con polpo alla piastra. Eccolo il nostro Giuseppe Di Mambro, accompagnato dall'altro Giuseppe del ristorante Resort Villa Caribe di Spigno Saturnia in provincia di Latina. Qui veramente un'esplosione di sapori. Certamente, Alessandro. E abbiamo un polpo alla piastra con una mousse di ricotta e sedano bianco di Sperlonga, e poi ho guarnito con dei pomodorini e del sedano bianco di Sperlonga in agrodolce e dei piccoli petali di fiore edibili. La persona che sta per entrare e che premierà non sa che la ricotta di bufala utilizzata proviene dal suo caseificio, del caseificio Anteo. Adesso la nostra Martina lo può annunciare. Sì, è il dottor Giorgio Canelli, caseificio Anteo, Castrocelo e Spigno Saturnia, LDB Cassino e Milano. Ecco, dottore, può consegnare piatto e diploma. Spigno Saturnia e Spigno Saturnia. Ecco,
La possiamo descrivere come un imprenditore milanese innamorato della sociaria? Certamente, direi addirittura un mezzo sociaro. Ormai passo 3 giorni della mia settimana qua. Ecco, com'è questa passione per la provincia di Frosinone in particolare, da Milano a Frosinone, perché? È stato un caso, perché siamo venuti qua per montare un impianto fotovoltaico che in combinazione confinava con un determinato allevamento che abbiamo acquistato. Ed è nata questa... Mi sono innamorato proprio delle bufale del luogo e... Delle nostre montagne anche. Ma direi anche di quelle, certamente. Grazie, grazie mille. Sì, allora io vorrei intanto sentire da Patrizia cosa dobbiamo abbinare. Allora, acqua naturale e un vino, un Sauvignon Blanc di Casale del Giglio, perché l'eleganza del piatto si presta bene a questo tipo di vino. Grazie Martina. Andiamo ad ascoltare subito il parere dei nostri esperti. Iniziamo da Lucio. Sì, molto delicato, veramente molto delicato, un incontro armonioso tra questi sapori, veramente mi ha colpito molto. Ecco, colorato anche da petali di fiore. Infatti, beh, adesso va tanto di moda, insomma, i fiori edibili, perciò è una gioia soprattutto primaverile, no? Far attivare dei piatti veramente così colorati che predispongono veramente allo stare a tavola. Devo dire che questo piatto veramente sorprende perché mette insieme sia il mare con la tradizione appunto del golfo di Gaeta e mette anche insieme poi invece quelle che sono le produzioni tipiche proprio della pastorizia del Frusinate, cioè, insomma anche questo, diciamo, è un piatto che racchiude veramente diverse culture. Continuiamo con un millefoglie di trota del Fibreno leggermente affumicata e verdure, finocchi e caramello all'arancia. È entrata giustamente l'autrice del piatto, Daniela Merucci, del ristorante Relè al Poggio di Casalucense di Sant'Elia Fiume Rapido, provincia di Frosinone. Vi presento il piatto, una millefoglie di trota leggermente affumicata con delle verdure, carote del porro e un caramello all'arancia. Velocemente, Daniela, come l'hai preparato? Abbiamo scottato i filetti di trota, prima marinati con del vino bianco, del porro, leggermente passati in padella, poi li abbiamo tagliati, abbiamo cotto le verdure a parte e abbiamo assemblato il piatto. A parte abbiamo fatto il caramello all'arancia e abbiamo fatto questa bella composizione. Un piatto decisamente leggero ma nel contempo gustoso che merita quale vino, anzi quale birra e quale acqua. Allora, acqua frizzante, sempre dell'azienda Fiuggi, e poi abbiamo questa bellissima birra, bella, buona e anche preziosa, perché in provincia di Frosinone siamo un po' all'inizio, quindi queste rimangono delle perle della nostra provincia. La birra è completamente artigianale, fatta da giovani proprio nella zona di, diciamo, della, chiamiamola del Lazio meridionale, quindi va valorizzata ancora di più perché la nostra è una terra di tradizione di birra grazie all'abbazia di Montecassino. E questi ragazzi sono stati bravi a fare una birra, l'hanno chiamata Superbia, è una birra chiara, comunque molto buona per abbinare anche alle carni, qui c'è anche il pesce però con l'affumicatura e il caramello, quindi io credo ci stia molto bene. Conosciamo chi è il produttore di questa birra, Martina? Eh sì, consegna il piatto d'oro Rocco Piccirilli del birrificio Eureka di Castrocelo. Una birra giovane, di alta qualità, giovane tra l'altro anche lei, solo 28 anni. Sì, è nata da circa 2 anni ed è a Castrocelo e racchiude la tradizione e la storia che ci lega tramite l'abbazia di Montecassino, perché su a Montecassino è stata fatta la prima birra in Italia e quindi cerchiamo di riportare questa tradizione. Perfetto, Alessandro, andiamo subito a sentire il parere dei nostri esperti. Quanto di femminile c'è in questo piatto così colorato? Tantissimo, cioè proprio esprime la gioia di vivere qua, perché è veramente un trionfo di colori e poi c'è la dolcezza, che è la nota un po' femminile, insomma la denota tutta veramente. Cioè questa dolcezza del piatto, questo assemblare bene i sapori, non rendere né uno, cioè equilibrare
Veramente non è perfetto. Ecco, infatti, una mille foglie fatta proprio con delicatezza, giusto Lucio? Sì, credo che la parola delicatezza sia il filo conduttore anche con l'abbinamento di questa birra, che va anche, diciamo, a dare un tocco di originalità al piatto, un incontro tra colori armoniosi, gusto armonioso e anche con un'ottima birra. Mari e monti, a te Alessandro. Torniamo all'acqua salata perché Gianfranco Quattrociocchi del ristorante Primavera di Ferentino ci presenta un filetto di pesce San Pietro in pastelle speziate, accompagnato da una delle allieve dell'Istituto Einaudi di Sora. Gianfranco, ma un fritto veramente gustoso, delizioso. Un fritto leggerissimo, Alessandro, con tre pastelle diverse, una con semi di papavero, una con della paprika dolce e una normale semplice con acqua e farina. Ma proprio il pesce è freschissimo, perciò pochissimo tempo e pochissime cose da mettere insieme, gli elementi essenziali per fare un piatto tradizionale. E già, meno si manipola il pesce, in effetti è meglio è. E vediamo invece qual è il miglior vino secondo Patrizia. Allora, il miglior vino è della serie Iperus, della Agricola M, una passerina del Frusinate che qui serve sia per l'acidità che per la mineralità del piatto. Ricordiamo sempre anche l'acqua, in questo caso spendiamo due parole per l'acqua gassata, l'acqua diciamo frizzante, perché anche in questo piatto c'è il fritto e quindi va sgrassato con la bollicina e l'acqua frizzante è la cosa migliore. Martina. A consegnare il piatto d'oro è Fabio Di Fabio, il vice sindaco della città di Alatri. Ecco, per la seconda volta ci avete spalancato le porte della vostra città, noi ci siamo prenotati anche per l'anno prossimo magari. Sicuramente avete fatto bene, noi siamo veramente orgogliosi di accogliere questa manifestazione di alto profilo culturale, manifestazione enogastronomica che promuove i sapori e la cultura del nostro territorio, peraltro ospitata in una sede appunto deputata ad accogliere le più importanti iniziative culturali della nostra amministrazione. Io approfitto per dire appunto che la nostra amministrazione promuove la cultura in tutti i suoi aspetti e quindi invito anche i telespettatori che ci seguono ad partecipare alla prossima edizione della rievocazione storica del Venerdì Santo, che è molto conosciuta sul territorio, e quindi chiediamo ovviamente di venire a gustare la nostra città e anche un particolare momento sentito di tradizione religiosa. Perfetto, Alessandro, andiamo subito a sentire il parere dei nostri esperti. Noi che siamo abituati ad una frittura standard, in questo modo così speziata, professor Meglio, com'è? È meravigliosa perché è molto delicata e comunque esalta il contenuto che è molto 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 tenero, veramente un'ottima frittura. Come possiamo descrivere questo piatto? No, veramente stupisce, perché è una frittura che lascia pulito il palato, il che non è, insomma, questo denota veramente la capacità dello chef di saper scegliere anche un olio che sia appunto che valorizzi il contenuto della frittura e non lo annienta. Perciò, insomma, esalta veramente un pesce veramente che ha già una carne molto delicata. Benissimo l'abbinamento appunto con la pastellina del Frusinate. Veramente un piatto molto molto equilibrato, molto leggero. È veramente una delizia per il palato. Sempre di filetto si tratta, ma questa volta di scorfano con olive nere di Gaeta in manto di pasta fillo su crema di broccoletti di Alatri, aglio rosso di Castellini e gamberi di Fiume al timo e pepe verde. Eccola qui la nostra Maria Pia Montariello del ristorante Luna Rossa di Gallinaro, provincia di Frosinone, ma l'autrice è Mirella Crescenzi. Vogliamo dire come l'ha preparato Mirella? Allora, abbiamo ricavato dallo scorfano un filetto, lo abbiamo battuto, condito con delle olive nere di Gaeta, lo abbiamo cotto al vapore in carta fata, lo abbiamo ricoperto di pasta fillo, abbiamo ricavato una crema di broccoletti saltandoli semplicemente in padella con dell'aglio rosso. Abbiamo saltato i gamberi di Fiume in padella con il timo e il pepe verde e questo è il nostro piatto.
acqua dolce, acqua salata, prodotti tipici della provincia di Frosinone, della provincia di Latina, insomma c'è veramente una sintesi, direi, del Lazio. E vediamo invece del Lazio quale vino vogliamo scegliere per questo piatto. Cosa prendere se non uno Chardonnay, uno dei più buoni, devo dire, della provincia e dell'azienda Iucci, quindi un abbinamento di territorio. Poi logicamente abbiamo questa materia prima che deve essere anche, diciamo, abbinata con una certa acidità, perché ci sono molti contrasti, e quindi nulla da dire su questo tipo di sposalizio, diciamo così. E poi un'acqua naturale. Martina. E a consegnare il piatto d'oro è l'avvocato Giuseppe Iucci dei vigneti Iucci di Sant'Elia Fiume Rapido. Prego, avvocato. Piatto e diploma, come al solito, prego. Poi il Luna Rossa è un ristorante, senza nulla togliere agli altri, ma sono tutti ottimi ristoranti, ma Luna Rossa è, diciamo, uno dei ristoranti di pesce della nostra zona sud, dell'alta terra di lavoro. Ecco, avvocato, il vostro vigneto è uno dei più storici in provincia di Frosinone. Beh, più storico non solo per gli anni che hanno questi vigneti, perché mio nonno era agronomo della casa vinicola Visocchi, mio nonno materno, e un vino che è stato abbinato è il nostro Chardonnay, perché la nostra terra non è solo a terra di vini rossi, noi abbiamo dei vini bianchi, anzi da un anno abbiamo anche la Tina DOC bianca col Semillon, perché noi abbiamo questi vini dal 1870, quindi siamo a Cabernet, e al Merlot c'erano questi Chardonnay, il Sauvignon Blanc e c'era il Pinot Bianco. Quindi con quale si fa anche degli spumanti, ci sono degli amici, dei colleghi che fanno anche degli ottimi spumanti. E quindi è terra anche di vini bianchi, e il vino bianco sta riprendendo poi quota, perché io ricordo negli anni 80 c'era questo predominio dei vini bianchi, poi verso gli anni 2000 c'è stato questo ritorno vigoroso del rosso e adesso c'è questo ritorno del bianco. Quindi in effetti bisogna tenersi pronti. Entro le aziende noi dobbiamo avere solamente una qualità di vini, ma dobbiamo avere diverse qualità e non solo della stessa specie, la stessa tipologia. Quindi la nostra azienda ha sempre avuto un solo vino bianco, perché in effetti la nostra è terra di rossi, però ecco, con questo vino bianco che ci dà tante soddisfazioni sia in Italia che all'estero, siamo molto soddisfatti di quello che ci dà. Grazie avvocato, ecco, un'azienda quindi al passo con i tempi. Andiamo subito a sentire il parere dei nostri esperti. Quanta fantasia c'è in questo piatto, professore? Molta fantasia, un piatto anche ambizioso, perché comunque ha questa sfoglia molto delicata che poi in qualche modo racchiude in sé questo gusto molto molto delicato di questo pesce. Bello anche il colore, come si presenta, un piatto simpatico. Poi anche la ricerca minuziosa dei prodotti, abbiamo sentito l'aglio rosso di Castellieri, quindi una ricerca davvero minuziosa di ogni particolare. Allora, diciamo che questo piatto racchiude un po' uno scrigno di quelli che sono i prodotti tradizionali tipici scritti in gazzetta ufficiale del Basso Lazio. Infatti troviamo le olive di Gaeta, troviamo l'aglio rosso di Castellieri, insomma, che è una delle nostre migliori peculiarità. Poi abbiamo anche i broccoletti di Alatri, cioè si è andato a costruire un piatto con quanto di meglio esiste in questi due territori, e devo dire che insomma da qua si denota anche la capacità della chef anche di andare a cercare le materie prime che siano in linea appunto con il gusto delle persone, e del riproporre, diciamo, la tradizione attraverso l'innovazione. E ora la volta di un cubo di tonno nostrano al cacao amaro con chips di verdurine su maionese al pecorino di Picinisco. Eccolo, Cristian Di Vico del ristorante Osteria Apicius di Alatri, insieme allo chef Giampaolo Caparone, autore del piatto. Buonasera, noi siamo dell'Osteria Apicius, il nostro cubo è un cubo di tonno al cacao amaro, cotto comunque a basse temperature in vasetto. In un vaso ermetico, e poi c'è la particolarità. Esatto, la maionese al pecorino di Picinisco, perché comunque serve per sgrassare comunque la parte grassa del tonno. Piatto delizioso, e sarà delizioso sicuramente anche il vino che Patrizia vuole avvicinare a questa preparazione.
Allora, abbiamo un vino bianco dorato che è dell'azienda La Ferriera di Adina e serve perché il piatto, come ha detto bene lo chef, è un piatto abbastanza grasso, quindi aggiungiamo anche la fiuggi frizzante. Martina. Consegna il piatto d'oro Mauro Buschini, il presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio. Buonasera. Bene, uno il piatto, all'altro il diploma. Così. Ecco Presidente, una trasmissione che si basa proprio sui sapori del territorio, della provincia di Frosinone, di Latina, ma in particolare del Made in Lazio, per far assaporare e promuovere ancora una volta i nostri prodotti. Beh, questa trasmissione ormai è diventata un appuntamento rituale e soprattutto un appuntamento fondamentale per la promozione dei nostri prodotti, che io sono sempre più convinto costituiscono un bene per noi molto prezioso. Sono sicuramente una possibilità in più che abbiamo per battere questa crisi, per ripensare la nostra economia. Soprattutto sono la possibilità davvero di mostrare le nostre eccellenze. Quindi dalla Regione innanzitutto un ringraziamento a voi, a Teleuniverso, alla pubblicazione che fate, perché poi queste ricette diventano anche pubblicazione ed è un servizio utile, ma soprattutto aiutano ancora di più a promuovere i nostri prodotti. Questi sono gli sforzi che dobbiamo fare nel corso dei prossimi anni, è lo sforzo che la Regione vuole fare a partire dalla prossima programmazione europea, dove molto investiremo su questi temi. Perfetto, grazie Presidente. Andiamo subito ad ascoltare il parere dei nostri esperti. Questo è un piatto ricco di fantasia, specialmente ecco il modo di cottura. No, è veramente l'insolito che non ti aspetti. Devo dire veramente che lascia un po', lascia sorpresi perché insomma ci sono tanti abbinamenti insoliti come il cioccolato, questa maionese innovativa che però dà sapore al piatto, insomma lo rende unico e soprattutto diciamo fa venire meno quello che è il grasso del tonno, perciò veramente bravo. Ecco, parlavamo proprio in particolare della cottura ermetica con il sapore proprio del cacao, professore. Sì, il piatto è, potremmo definirlo filologicamente, ben curato, sia come incontro di colori che anche di gusto. La cottura è giusta e comunque molto equilibrata anche con questo incontro con la crema di formaggio. Quindi ottimo, ottimo, molto particolare, anche curioso e anche questo piatto molto molto simpatico. E parliamo anche del picinisco, del formaggio proprio che del pecorino di picinisco che tra l'altro è riconosciuto come DOP. Eh beh sì, poi questa è la nostra, ci ricolleghiamo al piatto con il quale abbiamo aperto, quindi l'incontro della tradizione, del territorio con la nostra cucina che è assolutamente fondamentale. Eccoci Patrizia, è un momento importante per noi perché per il secondo anno consecutivo siamo riusciti a produrre una pubblicazione, una raccolta delle ricette della nostra trasmissione Cibum, di tutti i ristoranti della Regione Lazio che hanno partecipato a questa promozione dei prodotti tipici di qualità riconosciuta della nostra regione. E la raccolta è stata curata anche questa volta da te. Abbiamo scelto questa copertina così originale, adesso ce ne parli, ma io volevo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a produrre questa raccolta, cosa non facile in un periodo di congiuntura economica, quindi a beneficio di quanti vorranno tornare a leggere e perché no a provare a riproporre, a riprodurre le ricette dei nostri chef. Allora, intanto tu ringrazierai sicuramente ad uno gli sponsor perché è necessario, però io ringrazio proprio tutto lo staff di Teleuniverso che si è cimentato in questa operazione. L'operazione l'ha già diciamo, anticipata un po' prima il nostro responsabile dell'Arsial, tende a promuovere giustamente i prodotti tipici locali. Quindi l'idea della copertina è una sorta di girotondo tra prodotti tipici locali
che qui vi faccio vedere sono disegnati da Franz, che è un nostro collaboratore, con la collaborazione di Claudio Iadecola e di Stefano. Stefano e Roberto Vettese, che non possiamo mai dimenticare. Quindi una collaborazione di tutti per soprattutto promuoverlo al di fuori della nostra terra, quindi quando ci sarà l'occasione, anche come hai fatto l'anno scorso, anche al Vinitaly. Sicuramente un grazie alla Banca Popolare del Cassinate, ad Anto Bar, all'Acqua di Fiuggi, al caseificio Anteo e al Lady Blue e a tutti coloro che ci hanno seguito, anche come la Prodop dell'Universo che ci ha dato una mano e tutti coloro che hanno veramente collaborato. Tra questi voglio citare l'amico Fabio Campoli con il Circolo del Buon Gustai di cui è presidente e che purtroppo questa sera non è con noi per impegni personali sopraggiunti all'ultimo momento, ma un saluto a Fabio e nello stesso tempo porto anche il saluto di Fabio. Ma c'è un'altra persona che fa parte di questo libro, che dà il suo contributo ormai da 6 anni alla nostra trasmissione, ce lo dice Martina chi è? Angela Evangelisti, prego, prego, buonasera. Angela deve ricevere il nostro riconoscimento. Eh sì, perché quando si parla tra l'altro anche di salute e di genuinità parliamo anche di prodotti buoni, di qualità e del nostro territorio e per questo chiamiamo Luigi Castrechini della Prodop di Pontecorvo, prego, che consegnerà appunto il piatto d'oro. Ecco Luigi, parliamo appunto di qualità, di genuinità e parliamo dei prodotti del nostro territorio, prodotti riconosciuti dal marchio DOP. Sì, il peperone di Pontecorvo che è stato riconosciuto dalla Comunità Europea come prodotto DOP è l'unico peperone DOP in Italia, gli altri IGP eccetera. Quindi diciamo che abbiamo valorizzato il nostro territorio trasformando i prodotti agricoli e delle aziende nostre e noi vogliamo rimanere legati al territorio, farlo sviluppare come si deve, perché l'unico neo di queste zone è quello di non riuscire a promuovere il prodotto anche fuori e questo lo vogliamo fare con molta convinzione. Ci riusciremo, Alessandro, a te. Ci riusciremo sicuramente ed ecco la nostra Angela, lei è neomamma, quindi tanti tanti cari auguri innanzitutto per questa maternità e poi il tuo contributo sempre prezioso per Cibum e anche per il libro, il Cibum del Lazio. Grazie Alessandro, io ringrazio come ogni anno dell'Universo perché mi dà l'opportunità di partecipare a questa, insomma sia alla trasmissione che poi anche al libro, alla raccolta di ricette, di conoscere sempre nuovi cuochi, quindi nuove realtà, di avvicinarmi anche a dei prodotti del territorio che magari sono poco sponsorizzati, quindi che neanche io conoscevo e quindi insomma sono sempre felice di fare parte della vostra squadra e di dare insomma il mio contributo. Spero che insomma, ogni anno si possa concretizzare di nuovo questa avventura insomma, e possiamo andare lontano insomma, nel tempo. Siamo giunti a degustare ora i sapori e profumi nostrani, quindi la terra, ma in questo caso anche un po' di mare, perché no? Infatti è una stracciatella romana rivisitata. Eccolo il nostro Mario Quattrociocchi del ristorante Domus Ernica di Veroli che presenta questo piatto tradizionale ma rivisto a modo suo. Perché? In chiave moderna. Allora, qui praticamente ho diviso innanzitutto l'uovo, quindi ho tolto la parte l'albume e ho ottenuto solo il tuorlo, quindi la parte grassa. E ho fatto un brodo di pollo sgrassato, quindi molto leggero rispetto al vecchio brodo che si metteva dalla mattina alle 8, alle nonne, fino alla sera. Quindi è un brodo molto veloce, di 2-3 ore circa. Poi ho aggiunto la capasanta, quindi alla fine si abbina molto con grassi questo pesce. E attorno ho messo una pancetta. Poi l'ho fatta arrostire in forno e diventa croccante e delle scaglie di parmigiano reggiano perché nella stracciatella, nell'uovo va messo il parmigiano, io non l'ho messo nell'uovo bensì l'ho tenuto fuori dall'uovo e qui e così otteniamo un piatto con 3 consistenze diverse, quindi il croccante della pancetta attorno alla capasanta, la scaglia di parmigiano reggiano e infine la morbidezza dell'uovo con il brodo. Nel Lazio, Patrizia, quale vino
potremmo accostare a questo piatto? Allora, abbiamo scelto dell'azienda agricola M il Casal Cervino, che è uno spumante da passerina del Frusinate. E ci tengo a dire che, conoscendo lo chef adesso che parlava, questo è un abbinamento che si sposa bene con l'innovazione del piatto, perché, ripeto, c'è questa novità degli spumanti. Però è proprio un abbinamento anche frizzante, come lo è lo chef giovane che mi ha ispirato questa, diciamo, questo abbinamento, che è anche di emozione, no? Gli abbinamenti si fanno anche emotivamente con il vino. E l'emozione continua, perché Martina sta per chiamare un premiatore veramente d'eccezione. Eh sì, un premiatore d'eccezione, perché ormai fa parte della famiglia di Teleuniverso. È il presidente della Banca Popolare del Cassinate, Donato Formisano. Prego, presidente. Buonasera. Buonasera. Buonasera, presidente, benvenuto. Buonasera. Grazie, benvenuto. Allora, consegniamo il premio, presidente. Come l'altra parte della nostra provincia. Ecco, presidente, abbiamo detto che ormai lei fa parte della famiglia di Teleuniverso, siamo davvero affezionati a lei. Una fabbrica, un istituto di credito, ma anche una fabbrica di cultura, di eventi culturali. Sicuramente sì, perché potremmo accoppiare questi bellissimi piatti che sono all'avanguardia del campo culinario, l'accoppierei proprio con l'Istituto di Credito Banca Popolare del Cassinate, che anche questo istituto è stato premiato a Milano dalla Borsa di Milano e da Milano Finanza come la prima banca in Italia che crea valori. Poiché tutti questi piatti creano valori nella provincia di Frosinone, è proprio un accoppiamento che ci sta molto bene. Quindi io ringrazio te, ringrazio l'amico Venturini per aver dato la possibilità alla Banca Popolare del Cassinate di partecipare a questa bellissima manifestazione e di premiare un giovane che sicuramente ha costruito, diciamo, un piatto eccezionale. Grazie. Grazie, grazie a lei, presidente. Allora, nel frattempo Alessandro è cambiato un esperto, lo andiamo subito a conoscere. Fabiano Pannone, docente di cucina presso l'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Sora. Docente di cucina, ecco, diciamo la verità, sono più bravi i maschi o le femminucce a cucinare? Domanda difficile. Diciamo che le ragazzine sono più intuitive, hanno un po' più di fantasia, i ragazzi sono un po' più pratici, però tengono meglio i ritmi e il lavoro, quello sicuramente. Ecco, professore, parliamo in particolare di questo piatto, un piatto spumeggiante. Sì, no, dicevo con la collega, è una rivisitazione simpatica, molto accurata, mi è piaciuto moltissimo, soprattutto questa stracciatura delicata e il contrasto con la pancetta croccante, sì, sì. Ecco, torniamo a salutare anche la nostra Tiziana Briguglio, ecco, parliamo in particolare di questo piatto. Sì, devo dire che è un piatto molto delicato, che poi sorprende con l'invenzione della pancetta, perché veramente sorprende. Devo dire che io mi sono divertita a provare i gusti singolarmente e poi alla fine veramente c'è questa pancetta che esplode. Perciò bellissimo l'abbinamento che è stato fatto appunto sia con la passerina che con l'acqua di Fiuggi. E io devo dire che l'acqua, insomma, prepara il palato ad accogliere questo piatto, mentre invece poi la passerina dà una nota di pulizia che rende gradevole il tutto. Perfetto, Alessandro, a te. Ed ora un piatto tutto da scoprire, perché il titolo è molto breve. Fagottini Tre Grana, dall'omonimo ristorante, che tra l'altro è situato qui ad Alatri, e precisamente nei sotterranei del chiostro di San Francesco. Eccola la nostra lady chef Anna Santurro, accompagnata ovviamente dal titolare del ristorante Tre Grana, il nostro amico caro Bruno. Dunque, Fagottini Tre Grana potrebbe significare tutto, no? Diciamo cosa c'è dentro, come sono fatti. Allora, c'è una base di crepe e poi dentro ci sono le fettuccine condite con ragù, fungo porcino, provola e parmigiano. Sicuramente un piatto sostanzioso, e vediamo qual è il vino più adatto secondo te, Patrizia.
Allora, intanto acqua leggermente frizzante, sempre dell'azienda Fiuggi, e poi abbiamo messo un civitella cru dell'azienda Casale Verdeluna, che fa degli ottimi cesanesi, anche molto, io li chiamerei rurali, nel senso che hanno una loro struttura e ricordano molto la genuinità del territorio. E con questo piatto ci va bene perché è un piatto comunque abbastanza grasso. Martina, chi premia? Premia il sindaco della città di Fiuggi, Fabrizio Martini. Prego, sindaco. Benvenuto, sindaco. Va bene, il piatto a Bruno, magari il diploma ad Anna o viceversa. È uguale. Comunque va al ristorante Tregrana. Sindaco. Buonasera, benvenuto. Prego. Sindaco, la città di Fiuggi è conosciuta in tutto il mondo, non solo per le sue zone termali, ma anche per la sua acqua depurativa. Quest'acqua, l'acqua di Fiuggi, che è tornata in auge da pochi anni, da quasi 2 anni, la troviamo dappertutto a livello nazionale e non solo. Sì, è un miracolo pubblico questo, e questa è un po' un'eccezione in un panorama in cui si ha tanta sfiducia nel pubblico, invece è un'azienda pubblica che è riuscita a fare questo. Peraltro introducendo un elemento di innovazione, perché l'acqua Fiuggi, che è un'acqua che ha una tradizione di acqua terapeutica, che rimane perché ha delle caratteristiche, delle proprietà che sono uniche, è stata anche introdotta in un settore in cui non era molto presente, quello della ristorazione, perché accompagnata al cibo, diciamo che riduce questo potere terapeutico e quindi può essere un'ottima acqua depurativa, un'acqua che accompagna un buon piatto come quello che abbiamo premiato adesso. Ecco, abbiamo detto non solo acqua, ma c'è ovviamente, e ci sono anche le zone termali nella città delle terme. Ci sono le terme, c'è un sistema turistico che ormai ha un secolo di tradizione, ci sono dei nuovi prodotti turistici che stanno per essere lanciati, percorsi da trekking per esempio, ci siamo dotati anche di un sistema per la commercializzazione dei nostri prodotti turistici che speriamo di riuscire a mettere a disposizione del territorio, anche di Alatri per esempio, in modo da integrare meglio in un'offerta unica un territorio che ha delle grandi potenzialità ma che non è abituato a fare sistema. Noi dobbiamo riuscire a far fare sistema a questo territorio perché può effettivamente essere una grande risorsa per tutti rispetto al mercato turistico. Ecco, grazie mille sindaco, grazie. Abbiamo detto quindi due diverse qualità da assaggiare. Torniamo invece al piatto, ecco, che cosa, come lo possiamo descrivere in 3 parole? Allora, un primo deciso, corposo, ma allo stesso tempo delicato. Soprattutto con questo vino poi si sposa veramente benissimo, esalta il ragù all'interno della crespella. Una presentazione semplice, ma un piatto davvero ricco. Sì, è un piatto ricco, mi sembra un po' la rivisitazione del timballo di una volta, cioè il fatto di farcire con una crespella anziché con una pasta una fettuccina che viene elaborata con questi formaggi. Il ristorante Hotel al Boschetto di Cassino, in provincia di Frosinone, propone un agnello farcito e cotto a bassa temperatura. Ne è autore lo chef Fabio Salvatore e dunque parliamo di questo elaborato di cucina. Invece del classico agnello abbiamo pensato di proporre questo agnello farcito innanzitutto, però in teoria viene cotto a bassa temperatura. Quanto tempo ci vuole per cuocerlo? Questo qua lo cuociamo a 80 gradi a vapore in sottovuoto. Per quanto tempo? Ci vogliono 4 ore e mezza, 5 ore, dipende pure dai pezzi. Quindi una cottura molto lenta, intanto accompagnato anche da Pino Evangelista, uno dei titolari dell'Hotel Ristorante al Boschetto di Cassino, con l'agnello. Che vino, Patrizia? Abbiamo preferito un Cabernet Atina Doc dell'azienda Masseria Barone, perché è un Cabernet con una certa acidità, molto buono con l'agnello. E approfitto anche per dire che questo piatto ha dei carciofi che sono lì appunto ad accompagnare ed è proprio un modo per assaggiare sia l'acqua che il vino, perché sappiamo che il carciofo
dà sempre un cattivo gusto al vino, quindi non valorizza il piatto. Bisogna prendere le cose un po' separatamente, quindi acqua Fiuggi logicamente, e poi questa masseria Barone, che è di un'azienda molto giovane della nostra zona del Cabernet di Atina DOC. Consegna il piatto d'oro Marco Rossi della masseria Barone Atina. Buonasera. Ecco Marco, anche la vostra è un'azienda relativamente giovane, giovanissima. Nata all'incirca nel 2005, quando nostro padre ha avuto l'iniziativa di rimettere a coltura dei terreni che il nostro nonno aveva acquistato dai Visocchi. È un'azienda modesta, piccolina, e portiamo avanti noi tutte le lavorazioni di famiglia, portiamo avanti la produzione della raccolta delle uve alla vinificazione, imbottigliamento, vendita. Produciamo tre tipologie di vino: il Cabernet Atina DOC, Cabernet Atina DOC Riserva e Merlot di Frusinate. Una passione per voi? Sì, sì, una piccolina passione, dai. Lavoro e passione. Lavoro, sì. Più lavoro che passione. Alessandro, andiamo subito ad ascoltare il parere dei nostri esperti. Fabiano, iniziamo proprio da te. No, io sono rimasto molto colpito da questo piatto, anche perché preferisco questo tipo di cottura, sia perché c'è un, diciamo, si esaltano tutte le caratteristiche organolettiche del piatto, ma non solo, c'è una perdita di peso specifico molto limitata, e quindi questo aiuta molto in cucina. E poi l'ho apprezzato molto anche col Cabernet, in questo caso, perché veramente esalta non solo l'agnello ma anche il contorno, come diceva il sommelier, col carciofo, veramente eccezionale, a me è piaciuto tantissimo. Tiziana, ormai sarà il decimo piatto, però ecco, che cosa ti è sembrata questa portata? No, veramente sorprende. La cosa che sorprende è soprattutto il ripieno con la marzolina, forse, che prevale a un certo punto, no? Insomma, c'è un formaggio che comunque denota proprio una caratteristica e si sente, e devo dire che forse il sottovuoto favorisce questi profumi. Perciò, insomma, questa è una caratteristica del piatto che ben si abbina appunto al vino proposto. È la volta di un petto di faraona bardato, farcito con porcini e noci in salsa d'uva e cesanese del Piglio. Lo ha preparato per noi Gabriele Capuano, che ovviamente merita l'applauso della sala del ristorante pizzeria Il Borgo di Pontecorvo, al centro di Pontecorvo. Parliamo subito di questo tuo elaborato. Niente Alessandro, è un piatto semplice, abbiamo semplicemente arricchito un petto di faraona con dei porcini e delle noci, e abbiamo fatto una salsa con del cesanese e degli acini d'uva rossa. Tutto qua. E invece Patrizia Patini, questa volta, che cosa ha voluto abbinare? Sempre dell'azienda Casale Verdeluna, un cesanese di OCG che si chiama Amor. È bello il nome, ma è anche buono il vino, devo dire. Quindi c'è sempre poi l'acqua, ricordiamocelo, e il cesanese, perché giustamente qui abbiamo cacciagione, e non copre assolutamente il gusto del piatto, ma lo esalta moltissimo. Vediamo ora chi premia. Consegna il piatto d'oro Giovanni Pacitto, vice direttore generale della Banca Popolare del Cassinate. Abbiamo già parlato della Banca Popolare del Cassinate, che è sempre vicina a questi eventi, sempre vicina quindi anche a Teleuniverso, in particolare a questi eventi che parlano proprio dei prodotti del territorio, radicati nella ciociaria, nel Pontino, made in Lazio. Sì, beh, veramente anch'io sono diventato un affezionato di questa manifestazione, perché sono diversi anni che partecipo. Devo dire che ogni volta che si ripropone il periodo è con piacere, perché ascoltare e vivere direttamente la fantasia e la verve di questi professionisti del mangiare è una cosa veramente gradevole, oltre che ci fa piacere perché nel nostro territorio continua ad esserci questa vitalità del settore, diciamo. Grazie, grazie. Mentre i nostri esperti saranno già sazi, a me intanto è venuta fame.
Tre aggettivi per descrivere questo piatto. Personalmente mi è piaciuta molto la bardatura, molto semplice però interessante, e anche il ripieno di porcini, delicato, al punto giusto, buono buono. Anche il contorno. No, devo dire che è stato veramente un colpo, insomma, è un piatto che soddisfa sia la vista che il palato, perché veramente, che contrariamente a quello che potrebbe sembrare all'inizio, è un piatto veramente molto equilibrato, molto delicato, e veramente non c'è un sapore che sovrasta un altro, veramente è un'armonia di sapori, veramente complimenti. Dalla faraona al maiale, è un filetto di maiale, pensate, bardato di lardo di guarcino con mele e prugne secche. Lo propone il ristorante Il Tino di Piedimonte San Germano, lo chef è Marco Daguanno, eccolo il nostro Marco che ha lavorato così alacremente a questo piatto, è vero? Sì, è vero, allora niente, è un filetto, una preparazione molto semplice, è un filetto di maiale, si creano tre medaglioni e si avvolge, si abbarda con del lardo di porcino. Si sigilla tutto in padella e aggiungendo delle prugne e aggiungendo una parte acida che sono delle mele verdi. Bene, Patrizia, che cosa abbiamo abbinato? Partiamo dall'acidità delle mele, come ha detto il ragazzo, tra l'altro è un abbinamento molto buono le mele con il maiale, e un cabernet di Atina DOC ci sta bene. Abbiamo scelto il Real Magona dell'azienda La Ferriera di Atina, ricordiamo il blend 85 Cabernet Sauvignon e 15 Trasserà e Merlot, quindi un buon abbinamento, acqua leggermente frizzante. Martina, chi premia? Il piatto d'oro Giuseppe Patrizi, il commissario della provincia di Frosinone, buonasera. Buonasera, commissario, benvenuto anche quest'anno tra noi. Ecco qui, allora, il giovane cuoco, il piatto e il diploma, ovviamente. Questa sera accompagnato anche dal papà, il signor Pino, un altro nostro caro amico. Commissario, anche quest'anno è con noi, anche questa volta per parlare, per promuovere ancora una volta tutti i prodotti della Ciociaria, ma non solo della Ciociaria, ci sono i prodotti di tutto il Lazio. Sì, sì, Martina, sai che mi sta molto a cuore questo fatto di rilanciare non solo il nostro patrimonio storico e culturale, ma soprattutto l'enogastronomia. Noi abbiamo delle eccellenze, le dimostra questa sera, io ho assistito anche a altre premiazioni, così come il ragazzo molto giovane, complimenti, faccio complimenti miei ma dell'intera provincia di Frosinone, così come le faccio a tutti quanti gli altri, noi abbiamo delle eccellenze invidiabili. Però purtroppo sono un tantino, non riescono ad emergere. E allora abbiamo messo in piedi un comitato di sviluppo, ci stiamo lavorando sopra, stasera abbiamo presentato una bozza di progetto che deve essere un tantino affinato, rivisto, e lo lanceremo quanto prima. Questo per rilanciare non solo, ovviamente, dare una boccata d'ossigeno a quelli che sono i nostri ristoratori, i nostri produttori e quant'altro, ma soprattutto per rilanciare l'economia, perché l'economia non passa solo per la grande industria, l'economia passa per la cultura, l'economia passa per l'enogastronomia, perché veramente abbiamo dei prodotti eccellenti e quindi le istituzioni devono stare dietro, devono aiutarli, e noi come provincia, io personalmente, questo sto facendo, Martino. Grazie, grazie Presidente. Andiamo subito ad ascoltare il parere dei nostri esperti, che già ho visto che stavano chiacchierando tra loro, quindi già stavate parlando di questo piatto. Possiamo dirlo anche ai nostri telespettatori, lo possiamo raccontare questo piatto? Innanzitutto la cottura, perché c'è quel filino rosa, dico io, che sta sempre bene, soprattutto col filetto, veramente una cottura perfetta. Poi l'acidità della mela con la prugna, veramente un abbinamento eccezionale, un'armonia perfetta. Col vino poi, eccezionale. Ecco, frutta e carne, quindi Tiziana. Vabbè, no, devo dire che innanzitutto volevo dire veramente bravo questo chef giovanissimo, insomma è veramente un astro nascente, si potrebbe dire, perché è riuscito a combinare bene gli ingredienti, è riuscito a mantenere una buona umidità della carne, è riuscito a dare una cottura, ma soprattutto il plauso è che ha usato un prodotto tipico tradizionale del territorio, che è il lardo di guarcino, andando un po' al di là di tutto quello, sempre c'è, cioè, questo lardo di colonnata che ormai sembra imperare ovunque in tutti i piatti, sembra che esista solo il lardo di colonnata, insomma, invece ben vengano prodotti del territorio che nulla hanno da invidiare, ma forse anche qualcosa in più, qualche peculiarità. Perciò bravo, continua così e vedrai, insomma, che ottenere sempre più risultati.
A Collepardo c'è un bel ristorante che io vi consiglio di visitare. È il ristorante Da Vittorio ed eccolo il nostro Vittorio accompagnato dalla sua collaboratrice con i suoi bocconcini di reale di scottona alle erbe. Allora Vittorio, come nasce questo piatto? Questo chiaramente Collepardo è il paese delle erbe. Di conseguenza noi abbiamo impiegato l'uso delle erbe a una carne già saporita per se stessa, arricchita dalle erbe naturali che abbiamo quindi in zona. Diciamo brevemente come l'hai preparato. Beh, questo diciamo si preparano dei bocconcini di carne di una scottona, che è una bestia adulta, saporita, quindi tenera, tra le altre cose una mucca non partorita, diciamo. E poi va rosolata, poi sfumata con un leggero essenza di genziana e poi il vino bianco è portato a cottura con del brodo vegetale e con questa miscela di erbe aromatiche che prepariamo noi, chiaramente dosate a modo nostro, insomma. Sentiamo invece che vino vuole dosare Patrizia con questo piatto. Allora, il Merlot è della Masseria Barone, che abbiamo già incontrato prima, ed è il vino aromatico per eccellenza. È il vino più vellutato, si dice, dei vini. Quindi aiuta molto questo piatto ad essere valorizzato, perché gusto di cibo e gusto di vino devono armonizzare il palato. Quindi ci sta benissimo questo Merlot di Masseria Barone. Acqua, in questo caso possiamo utilizzare tutti e due i tipi di acqua, perché non è il frizzante soltanto, diciamo, ad accompagnare il piatto, ma le erbe vengono valorizzate anche con l'acqua piatta, cosiddetta, quindi acqua naturale. Consegna il piatto d'oro Emanuele Antonucci, Antobar Frosinone, lo sponsor ufficiale, lo ricordiamo. Ciao Emanuele, benvenuto. Questa sera sostituisce Tonino Antonucci, il papà, che ogni anno è stato presente, e però lui sai che è il braccio esecutivo, sì, no? Sì, assolutamente, come ogni anno ti troviamo quasi sempre dietro le quinte, quest'anno sei qui con noi. Lo ricordiamo Alessandro, sponsor ufficiale sia di Cibum, della nostra rubrica di Cibum che abbiamo trovato nei telegiornali del TG Universo, ma anche sponsor ufficiale di Piatto d'Oro, come ogni anno anche del Cibum del Lazio, la Cibum pubblicazione del Lazio, certo, che abbiamo sempre con noi, come fatto. Ogni anno siete al nostro fianco. Noi ci impegniamo sempre, ogni anno, ad offrire ai nostri ristoratori le migliori soluzioni, prodotti, e supportarli anche con il piatto d'oro e tutte le varie manifestazioni che Teleuniverso propone loro. Supportarli e sopportarli, perché da oggi che davvero sono al lavoro e sei al lavoro anche tu. Sì, diciamo che da qualche giorno che oltre che da qualche mese ci impegniamo per organizzare il tutto insieme ad Alessandro, a tutti i vari collaboratori, e fino ad ora sembra che è andato tutto per il meglio. Io credo che il lavoro più duro sia proprio sopportare me, ecco. grazie mille. Andiamo subito ad ascoltare i nostri esperti. Fabiano. Non ho lasciato niente, quindi è abbastanza evidente, no? A parte che la scottona la adoro, perché veramente poi la cottura è deliziosa, è piaciuta tantissimo, e anche l'abbinamento, eccezionale. Quindi anche la qualità stessa della carne? Sì, perché non è solo la lavorazione, quindi la cottura, ma è anche la qualità che deve essere importante. Che prima la qualità e poi, io dico sempre, meno si lavora e meglio è, ma questo è un mio parere personale, però in questo caso c'è una cottura diversa perché è necessità proprio questo tipo di lavorazione. Però veramente cotto al punto giusto, per niente tiglioso, morbido, succulento, mi è piaciuto un sacco. Bella anche la frase, meno si lavora e meglio è, sei d'accordo Tiziana? Io dico che i migliori piatti sono quelli fatti con pochissimi ingredienti, quando la materia prima è buona vale la pena valorizzarla e non svilirla con l'aggiunta di tantissime altre spezie o ingredienti che poi fanno venire meno quella che è la bontà del prodotto, perciò insomma benvengano. Devo dire che questa è stata veramente una rivisitazione di un piatto povero, perché l'abbinamento della polenta, se anche esaltare appunto un piatto della tradizione, questa scottona tagliata, il taglio perfetto, ripeto, la cottura perfetta, non è stoppacciosa, giustamente morbida, devo dire che è veramente un bel piatto. E poi c'è appunto questa nota speziata che veramente esalta ancora di più quelli che sono i profumi.
dopo la scottona, il manzo. È una tasca di manzo farcita e brasata alla passerina del Frusinate. Maria Ines Fiasco, che è la lady chef della fattoria Celletti di Paliano, presenta questo stupendo piatto. Eccolo qui, buonasera, accompagnata da Pietro Celletti, che è il titolare del ristorante. Dunque, l'idea di questa tasca? È nata perché la tasca è un pezzo poco usato in cucina e io ho avuto intenzione di valorizzarlo di più, quindi facendo questa farcia diciamo è risultato un piatto che si può cucinare sia in ristorante che a casa, valorizzando appunto questo pezzo di carne poco pregiato generalmente. Come l'hai fatta, diciamolo? L'ho fatta una farcia di pane ammorbidito, condito con dell'uovo, un pochino di aglio, sale, un pochino di formaggio, la carne bardellata con la pancetta e arrotolata, speziata con sale, pepe, rosmarino e salvia, con una purea di verdure che poi, cioè verdure che ho cotto nella passerina e nell'acqua di, nel fondo di cottura della carne, e poi ho schiacciato, che danno comunque il contorno al piatto stesso. Anziché dire, Patrizia, cosa c'è nella tasca, diciamo cosa c'è a fianco alla tasca? Allora, a fianco alla tasca c'è dell'azienda Corte dei Papi Colle Ticchio, che è un cesanese del Piglio, ricordiamo, di OCG, va spesa appunto una parola sulla denominazione di origine controllata e garantita, che sappiamo essere la più importante insomma nel Lazio. E poi abbiamo inserito anche l'acqua leggermente frizzante. Ricordiamo che questo è un piatto che può essere anche, parlavamo prima con la ragazza, coabbinato anche ad un bianco molto strutturato, però il rosso ci sta sempre bene perché comunque aiuta sempre con i tannini ad armonizzare il piatto. Consegna il piatto d'oro Antonio Di Cosmo, il presidente della Corte dei Papi, buonasera, accompagnato dall'enologo Giancarlo Berti, dall'enologo della Corte dei Papi. Buonasera Antonio, buonasera Giancarlo. Abbiamo la fortuna di averli tutti e due stasera, sì. Cosa che non capita. Siamo spesso onorati. Ecco, un'azienda storica, un marchio storico della provincia di Frosinone. Effettivamente sì, grazie ai suoi genitori l'hanno iniziata, continuano a portarla avanti, i loro figli continueranno a portarla avanti, mi auguro che continui perché comunque è una bella realtà, una realtà molto ricca di pensiero, di voglia di emergere. Sempre all'avanguardia in tutte le situazioni e chiaramente propone ogni anno dei prodotti leggermente diversi. Alessandro, io vorrei solo cogliere un attimo l'occasione per ricordare ancora un altro importante appuntamento che ovviamente seguirai in prima persona, e parliamo del Vinitaly, una fiera, la prima fiera che parla proprio del vino e dei gusti, dei profumi, dei territori e del nostro territorio. Ci sarà ovviamente anche la vostra azienda e magari Alessandro potrai visitare in prima persona la vostra azienda che rappresenterà la provincia di Frosinone. Beh sì, sicuramente insieme al consorzio di tutela siamo 8 aziende che forse siamo un po' il faro di guida della Regione Lazio, perché come diceva precedentemente è stata la prima DOCG del Lazio e insieme ad altri produttori stiamo facendo veramente delle cose, dei progressi notevoli. Complimenti, complimenti davvero. Allora avremo modo magari di vedere ancora e di parlare ancora della vostra azienda nella rubrica Bacchus. Andiamo subito ad ascoltare il parere dei nostri esperti. Questo piatto come lo possiamo descrivere? Intanto Martino, vorrei fare i complimenti per la scelta, perché la tasca già è una scelta particolare, una lavorazione non semplicissima, quindi veramente complimenti. E poi il cesanese esalta il ripieno in una maniera fantastica, è veramente un bel piatto. Veramente complimenti, perché non è, diciamo, non capita sovente, ecco, di vedere una lavorazione del genere. Un piatto bello anche così alla vista semplicemente, perché le donne si sa che amano queste cose, e mi riferisco anche quindi alle decorazioni. Io ci provo anche io da casa ma non riesco mai. Beh, diciamo che il fiore denota appunto questa nota femminile, la grazia, la femminilità in questo piatto si vede tutto, e dalla composizione, dal colore e dalla cura con il quale è stato fatto. Perciò insomma devo dire che qui la femminilità si esprime al meglio. Forse una cosa che avrei fatto in più, avrei messo un filo d'olio alla fine per esaltare ancora di più i profumi.
È un momento particolare per il Piatto d'Oro perché dopo qualche anno di assenza torna a trovarci un ospite davvero gradito. Martina, lo vuoi annunciare tu? Eh sì, un nostro caro amico Maurizio Martufello. Buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, buonasera. Maurizio, benvenuto. Grazie, benvenuto. Buonasera. Beh, quanti anni so che manco? Due, tre. Però i piatti sono sempre buoni, noi i piatti da magnaco, insomma quello che ci sta sopra i piatti. Perché io sono uno che per le mie province, perché io ce n'ho due di province, c'è la provincia di Latina e la provincia di Frosinone, sapete come ho sempre parlato di queste due province, perché sono le più belle province d'Italia, perché ci abbiamo tutto. Ci abbiamo il cibo, ci abbiamo il vino, ci abbiamo il mare, ci abbiamo le montagne, c'è tutto. Queste due province in Italia non ci sono. E quindi viva la provincia di Frosinone e viva la provincia di Latina. E poi che vi devo dire? Ah, quest'anno sono 40 anni di carriera, compio 40 anni di carriera. Che grazie, che quindi le dobbiamo festeggiare in le festeggeremo come no, a Sezze, al mio paese, no? Assolutamente, 40 anni sono tanti. Al mio paese l'11 luglio farò una serata per questi 40 anni a un posto bellissimo davanti all'anfiteatro di Sezze. Saremo invitati. Certo, dell'Universo è la prima che deve venire perché io a dell'Universo sono di casa, quindi aspetto tutti quanti. L'11 luglio vengono tanti miei colleghi, insomma si parla di tante cose, faccio rivedere un pochino la mia carriera che è lunga e bella, capito? Ma è lunga e bella grazie alla provincia di Latina e grazie anche alla provincia di Frosinone, perché anche loro hanno contribuito a questi 40 anni di carriera, perché io ho sempre parlato sia della provincia di Frosinone che della provincia di Latina, quindi fanno parte della mia carriera. Ma sei bravo a cucinare? Io faccio bene il panino col prosciutto. Magari un po' tostato. Ma guarda, prima dove per necessità mi cucinavo da solo qualche uovo, qualche cosa, adesso non mi cucino più da solo. Però mi piace, insomma, no? Mi piace, guardo molti programmi di cucina perché sono belli, capito? Perché tu vai al ristorante e ci vai a fare il ristorante. L'altra sera sono andato al ristorante, mi sono seduto, è venuto che a me desidera, vorrei mangiare, dice te lo sei portato da casa, dico no. Dico perché il cuoco sta in televisione, tutto in televisione sta andando al ristorante, io lo fa a mangiare. Te lo porti da solo, ti siete, ti mangi un po' di pane e broccoletti, due carciofi, capito, una bistecchina, però il vino te lo danno, l'acqua, capito? Ma i cuochi non ci stanno più. Ecco, stanno ovviamente quindi là. Tutto accompagnato da un buon vino. Si sta a perdere tutto quello che una volta c'era, prima tu una mattina dal sabato aprire la finestra, oh guarda c'è il sole, capito? Oh, piove, invece la sera prima, un mese prima dicono il giorno venerdì piove, hai capito? Già una settimana prima sai se piove, ci sta il sole, capito? Non ci sta più gusto. Però abbiamo sempre un grande uomo politico, Berlusconi, che ha detto che l'Italia deve pensare alla crescita e Brunetta era ora, hai capito? No? Tanto per dire, io ho detto tutte. Se... Poi che posso. Ah, posso raccontare una storiella se volete. Allora stava, sai, una sera a cena, a proposito del ristorante, una sera a cena, un signore esce con la moglie, va a cena, la porta a questo bel ristorante, mangiano e tornano a casa. E la loro casa era che giù c'era il piano giorno e per andare a dormire dovevano fare una rampa di scale, piano notte stava su. Allora la moglie salì avanti a sto marito, il marito chiede a sta moglie verso mezzanotte. A un certo punto lui gli dice: Marie, c'hai un sedere come una lavatrice. E lei zitta. Vanno a letto, lui allunga la mano e lei: io la lavatrice non l'accendo per uno straccetto piccolo piccolo. Ecco, grazie, poi possiamo. Grazie. Perché io sono anche addetto adesso, no? Mi devo sedere, no? Maurizio, scusami, prima che tu guadagni il nostro tavolo dei degustatori, perché mi sembrava giusto trattenerti con noi in un modo o nell'altro, allora ti ho preso un po' per la gola. Beh, insomma, parecchio. Facendoti sedere fra poco. Perché sono venuto stamattina. Allora, caro amico mio, cara amica mia, prego, Maurizio, andiamo avanti con la trasmissione. Puoi conquistare sicuramente. Posso conquistare, lascio il microfono e conquisto. Dunque, le dolcezze d'altri tempi. Iniziamo con un semifreddo di fragoline di bosco di Prato di Campoli, yogurt di bufalina e crema di arance profumate.
alla Sambuca Sarandrea. Eccolo Roberto Persichini del ristorante Abbazia di Casamari. Ecco qua Roberto, puoi poggiare il tuo piatto in bella vista, accompagnato ovviamente da Damiano Panetta. Benvenuto anche al nostro Damiano. Guarda, qui veramente hai raccolto di tutto, le fragoline di Prato di Campoli, lo yogurt di Bufalina, le arance di Fondi, la Sambuca di Marco Sarandrea, insomma. E niente, abbiamo pensato di fare questo semifreddo con questi prodotti, questi bellissimi prodotti. Secondo me è uscito un dolce veramente delicato e il tocco magico, secondo me, è quella crema di arance con la Sambuca di Sarandrea. Le bionde con Marco, diciamo, le bionde fondane con il buon Marco Sarandrea. E allora eccola questa famosa Sambuca Sarandrea. Sì, la Sambuca vecchia, perché è una ricetta particolare. Non ne posso parlare perché tu sai bene che quando ne parla Marco è tutta un'altra cosa. Quindi l'unica cosa da dire è che questo è un abbinamento proprio in simbiosi, perché il piatto si presta benissimo e quindi la Sambuca si avvicina al dolce. Ed è giusto anche degustare questi distillati, perché la provincia di Frosinone è ricca sia di tradizione che di produzione. Che acqua abbiamo consigliato? Guarda, qui abbiamo consigliato un'acqua piatta, però devo dire in questi casi ci va bene anche la frizzante, perché la piatta è quella che poi esalta il gusto, mentre la frizzante toglie eventualmente qualche impurità. Allora lasciamo la scelta ai nostri degustatori, a chi consegna, mangerà questa prelibatezza. Martina. Consegna il piatto d'oro Marco Sarandrea del liquorificio Sarandrea di Colle Pardo. Prego. Buonasera. Buonasera Marco, benvenuto. Segniamo il piatto d'oro. Parliamo proprio della vostra azienda, ormai conosciutissima, davvero un simbolo, rappresenta proprio la provincia di Frosinone, racchiude i sapori della ciociaria. Certo, questo d'altra parte è una manifestazione che mette in risalto le eccellenze ciociarie. La ciociaria offre tantissimo, pochi sanno che la Sambuca, questo liquore internazionale, è di origine ciociaria al 100%. Nasce all'inizio dell'Ottocento, 1814 circa, nella Certosa di Trisulti, e la terra ciociara è la portatrice, la dispensatrice di questo liquore, così come tantissime altre specialità. Complimenti al cuoco che ha saputo ben sposarla, esaltandola, mettendola in un dolce veramente particolare, dove ci sono tanti ingredienti che appunto esaltano le eccellenze sociali. Che altro dire? Grazie per averci coinvolto in questa manifestazione. Perfetto, parliamo quindi non solo dei prodotti di liquore, ma parliamo soprattutto dei nostri piatti. Andiamo a presentare anche un nuovo esperto, e parliamo di Francesco Pannone, ovvero l'amministratore unico di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., una società rinata, come abbiamo detto, da pochissimo. Lo possiamo descrivere adesso, l'acqua di Fiuggi, in tre sole parole, ovvero qualità, storia e marchio, non solo in Italia. Sì, noi abbiamo un marchio che ha un valore assoluto, questo ci viene dimostrato continuamente, e di questo noi siamo ovviamente fieri, e ci stiamo proponendo, proprio consapevoli di questa forza, di essere un po' traino anche del territorio. Il territorio che è ben rappresentato da piatti come quelli che questa sera sono stati presentati, sicuramente sotto un marchio importante come quello nostro può realizzarsi al meglio. Parliamo di questo piatto, tre aggettivi per descriverlo. Non mi immaginavo che in un dolce si potesse rappresentare in maniera sintetica un territorio. Qui c'è veramente tutto, sia della nostra provincia ma anche della provincia di Latina, perché qui facciamo anche onore al nostro amico, perché le arance sono sicuramente espressione di quell'area. E come abbiamo detto, altro esperto del settore è il nostro amico Maurizio Martufello. Cosa ne pensi di questo piatto? Giallo, tre cose devo dire, giallo e rosso, meglio di me, io sono della Roma, io, guarda,
Guarda che specialità, guarda qua, qua. Guarda qua. Quindi l'hanno fatto proprio in tuo onore. L'ho fatto in mio onore, poi gli ho dato una frucchettata, è buono veramente, è veramente, è delicato. Sai, io sono abituato a mangiarmi i biscotti, quelli tosti, che la mattina mi ha portato un piatto di questo che mi ricrea, è come l'acqua di Fuggi, no? Beve l'acqua di Fuggi e la vita ti sa ricrea. Hai capito che è lei? Che... A te Alessandro. E ora la volta del Laureto, la tenuta, il Laureto di Arpino in provincia di Frosinone, Pasquale Leone, l'autore di questo altro dolce, delle tartellette con ricotta di bufala e moscato di Terracina. Bellissima la presentazione, accompagnato anche quest'anno come sempre da Massimo Viscogliosi, che è il titolare del Laureto di Arpino. Veramente ti sei dato da fare anche per la presentazione. Insomma, parlaci di queste tartellette, Pasquale. Praticamente abbiamo fatto sposare i due territori, il territorio marino e il territorio di collinare, con questa ottima ricotta di bufala. Abbiamo aggiunto del moscato di Terracina, delle scaglie di cioccolato, leggermente speziata con della cannella. Il risultato è abbastanza morbido, gradevole e abbastanza delicato. Dunque, per un dolce delicato, un vino che è veramente altrettanto delicato, almeno. Sì, delicato, elegante, pieno di profumi e il blend che è stato proprio azzeccatissimo, va bene come frase. Allora, io ho abbinato Afrodisium, che è dell'azienda Casale del Giglio, azienda ormai conosciutissima anche in tutta Italia. E come acqua invece abbiamo messo dell'acqua leggermente frizzante, perché in questo caso c'è la bufala che dà un po' di grassezza. Chiamiamo Enrico Concutelli, appunto di Casale del Giglio di Latina. Buonasera. Buonasera Enrico. Enrico ogni anno ci viene a trovare. Benvenuto in sostituzione di Antonio Santarelli, che salutiamo, che purtroppo ogni anno è sempre impegnato ma è vicino a noi spiritualmente. Allora, diploma uno, piatto all'altro. Martina, a te. Enrico, anche questa è un'azienda davvero storica, affermata nel territorio. Continua il progetto di sperimentazione, il progetto che poi ha dato la possibilità alla Casale del Giglio di avere tante indicazioni sui vitigni che potevano dare migliori risultati nell'agropontino, quindi zona bonificata negli anni 30, sono stati utilizzati per tanti anni alcuni vitigni storici, poi grazie alla sperimentazione abbiamo visto i primi vitigni come lo Chilal, il Petit Verdot e tra i bianchi lo Chardonnay, il Sauvignon. Però vengono fuori anche altri vitigni come il Petit Manseng, quindi un vitigno della Guascogna, il Viognier, che poi in assemblaggio insieme a due vitigni nazionali danno vita all'Afrodisium, che è la nostra vendemmia tardiva. Perfetto, Alessandro, andiamo subito a degustare assieme ai nostri esperti questo piatto. Iniziamo proprio da Martufello. Abbiamo detto che è una bella botta, è veramente buono questo coso, ma è veramente buono, non lo dico per così. Poi c'è il mio vicino di casa, capito? Questa delicatezza, questa prelibatezza di questo vicino di casa mia, che sta alle Ferriere vicino Latina, quindi io so di Sezze, e c'è questo dolce che è una meraviglia delle meraviglie. È un dolce che abbiamo appena sentito, sposa le due province, un matrimonio in tempo di crisi. Io, infatti, capito, ho detto tutte e due le province, no? È veramente buono, complimenti, complimenti veramente di cuore, complimenti. Grazie. Della serie L'occhio vuole la sua parte, la presentazione. La presentazione è stata veramente molto molto interessante, devo fare i complimenti al cuoco e al proprietario. E rimango stupito veramente dalla capacità di lavorare delle materie semplici in una maniera così importante. Il vecchio mulino di Castrocelo in provincia di Frosinone, che è un ristorante molto conosciuto, rappresentato dal nostro Antonino Mirante, accompagnato dalla sua gentile signora, ha ben pensato di proporre questa casata di Pontecorvo in onore al territorio, no? In un certo senso Pontecorvo e Castrocelo sono paesi limitrofi, confinanti. È un dolce particolarissimo, perché Antonino? È un dolce nelle ricorrenze pasquali, viene fatto a base di formaggio fresco di pecora senza sale, cioccolato e uova.
cedro. E c'è un famoso detto che serve a capire se la casata è stata ben fatta. Qual è? La casata si è capata. Che significa? Che se si sono fatti a strati. Come vedete ci sono dei perfetti strati. Mischiati insieme e poi nella cottura lenta viene fatto la separazione. Quindi avete capito, questo miscuglio poi deve dare luogo però a questa perfetta separazione. Solo un grande chef, ovviamente consigliato, coadiuvato dalla sua signora che è un'esperta in dolci, poteva creare questa squisitezza che merita quale prodotto da abbinare? Allora, un prodotto altrettanto squisito che ci riporta al discorso dei distillati è una grappa dell'azienda Bonollo. Una grappa di una linea particolare che è la linea Consenso. È un qualcosa di diverso perché la riserva è fatta appunto con raffinamenti in acacia, eccetera. Quindi ha un buonissimo gusto, sapore. E poi la cosa buona della grappa è che, io dico sempre, non aggrappa. Vale a dire che è molto lineare, pulita, e questa lo è veramente. Ma credo che qualcosa in più ce lo potrà dire chi, Martina? Ce lo dirà sicuramente Maria Carla Bonollo delle distillerie Bonollo. Buonasera. Buonasera signora Maria Carla, benvenuta. Benvenuta tra noi, è un piacere oltre che un onore. E dunque, piatto e diploma, marito e moglie finché morte non vi separi. E dunque... Martina. Un marchio riconosciuto, affermato nel territorio che appunto contraddistingue in qualche modo proprio l'operato e i sapori, i profumi del Made in Lazio. Sì, beh, diciamo ormai siamo un'azienda storica anche del Lazio, l'azienda ha più di 100 anni ma è presente nel Lazio da oltre 50 anni, quindi è un, nelle aziende laziali è un, diciamo così, un'anzianità importante, ormai siamo un'azienda storica appunto del Lazio. E nell'ambito della distillazione siamo un'assoluta unicità perché non ci sono altre distillerie in tutto il Lazio. Nel 58, quando l'azienda venne fondata da mio padre nel Lazio, c'erano 9 distillerie. Oggi siamo l'ultima distilleria che esiste da qua a tutta la Puglia, a tutta la Calabria. Nella linea che abbiamo presentato e abbinato a questo dolce particolare, una linea, la linea top, la punta di diamante delle nostre produzioni, la Consenso, ed è una grappa che viene levata in 4 legni diversi per 18 mesi, quindi ha un equilibrio particolarissimo. Questa linea a livello mondiale prende i premi più alti, i concorsi di Bruxelles, eccetera, perché per noi rappresenta una produzione piccolissima, soltanto piccolissime quantità sono degne di portare il nome di questa linea, dove ci sono un brand di 20 anni, sono prodotti particolarissimi. E considerando che noi siamo leader assoluti nelle produzioni delle acquavite viniche, cioè di brandy, grappa e acquavite d'uva, potete immaginare la preziosità di questa acquavite. Certo, ma non solo grappa, alcuni miei amici mi hanno detto che avete dei cioccolatini alla grappa fantastici. Io purtroppo non potrò essere al Vinitaly, ma sicuramente magari Alessandro verrà nel vostro stand a degustare questi cioccolatini alla grappa, ripeto, sono famosissimi davvero, e magari ecco Alessandro verrà a visitarvi nel vostro stand al Vinitaly. Di nuovo complimenti e andiamo subito ad ascoltare il parere dei nostri esperti. Solo un secondo, ecco. Questo qui lo dovete inquadrare bene perché è un soprammobile. Io me lo porto a casa, lo metto su un mobile, guarda la bellezza, questa forchetta disegnata qua a mezzo al cacao. Il cacao si è mangiato lui perché insomma sta. Oggi sta un po' sciupato però, eh. È veramente buono, eh. Complimenti. Poi me ne incarti un pezzo e me lo porto a casa perché. Capito? Ma sei passato ai dolci senza i primi e senza il secondo? Sapessi quante volte bypasso tutto io. Però insomma un dolce, mangi un dolce di questo è come ti mangi una bistecca, guarda che bellezza, guarda. Sembra un po' di giallo rosso, cioè complimenti a tutti, veramente. Ecco, un formaggio fresco, un formaggio che viene utilizzato proprio per i dolci, che ovviamente si sposa bene anche con la grappa. Sì, devo dire complimenti a tutti, sia allo chef ma anche alla signora Bonollo per
la qualità che esprime. Voglio solo togliermi una curiosità. Colori rosso e quindi anche giallo, anche per te vanno bene? Beh, a dire la verità io sono abbastanza rispettoso. Sostanzialmente sono dall'altra sponda in questo caso, perché sono per il bianco e per il celeste, però devo dare... E qui si è aperta una competizione, attenzione! Mica che c'entra, ognuno... Non farete più cose speciali questa sera? No, come no, 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 ma il calcio non è così, siamo appassionati di calcio, ma siamo due persone che non ci scanneremo mai per il calcio, insomma. No, 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 assolutamente mai, magari per un dolce sì, per un dolce sì però. Alessandro, a te. L'azienda agrituristica Casale Verde Luna di Piglio, in provincia di Frosinone, ben rappresentata da Lino Nardone e dalla Lady Chef Diana Spaziani, propone quest'ultimo dolce di questa sera, veramente una dolcezza d'altri tempi. Eccolo, guardatelo in tutto il suo splendore, in questa presentazione davvero invitante, una torta di mele, ricotta di pecora, cannella e uvetta. Gli ingredienti li abbiamo detti tutti, rimane solo da dire, Lino, che cosa ha combinato Diana per assemblarli tutti assieme. Allora, come al solito facciamo sempre piatti che rispecchiano un po' la tradizione contadina e quindi diciamo un elemento povero come la ricotta di pecora che fa parte della nostra tradizione, lavorata insieme a degli elementi che sono in tutte le case, quindi una bella pasta frolla, delle mele, cannella, uva passa e diciamo il piatto è pronto. Dunque, pensate che bello, Lino Nardone produce vino. Eppure questa volta abbiamo voluto dare la possibilità a un'altra azienda della provincia di Frosinone, che peraltro Lino apprezza, conosce e lavora nel suo ristorante, di come dire, affiancare questa torta. L'azienda Agricola M, il vino è uno spumante di Passerina del Frusinate. Bisogna dire che questo piatto è tradizionale, però visto che noi abbiamo anche questi spumanti dolci, vanno valorizzati insieme al piatto, quindi lo spumante dolce con il piatto dolce, non ce lo dimentichiamo mai, e aggiungiamo anche questa puntina di acqua che è molto interessante, perché in questo caso acqua piatta perché non copre il profumo della cannella. L'acqua frizzante non sembra, ma è molto importante al palato e quindi potrebbe togliere questo profumo. Invece la cannella viene esaltata dall'acqua piatta, quindi dall'acqua naturale Fiuggi. Ecco Martina, vogliamo sentire invece il titolare di questa azienda vinicola? Sì, adesso consegna il piatto d'oro Anatolio Piccirilli, appunto dell'azienda agricola M di Anagni. Buonasera. Buonasera Anatolio, benvenuto. Allora, uno a Diana, uno a Lino, in modo che non scontentiamo nessuno. E voilà. Anatolio, la vostra è un'azienda che sorge sulle colline della città dei Papi. Sì, diciamo l'azienda ha 32 ettari e sono dislocati tra il comune di Piglio e Anagni, e quindi nella zona, nella piena sociaria chiaramente, nella zona della Tocca G del Cesanese. E la nostra produzione, come diciamo così, abbiamo voluto raffigurare nel nostro marchio, che è un cuore con all'interno le due M della, appunto, del nome della società, e vogliono significare appunto il cuore, l'attaccamento al territorio, alle tradizioni, appunto del cesanese, di tutta l'agricoltura comunque. Mentre le due M che rappresentano il nuovo millennio sono un occhio che l'azienda ha verso il futuro, e da qui diciamo le nostre produzioni, che sono cesanese nella versione diciamo così superiore, vinificato con l'affinamento in legno, quindi la tradizione più vera diciamo del cesanese. Mentre diciamo la parte innovativa sono appunto gli spumanti. Chiedo scusa, anche l'azienda Agricola M sarà presente al Vinitaly, Martina? Certo, è un appuntamento a cui non si può mancare, diciamo. È un appuntamento a cui non si può mancare anche la nostra rubrica di Bacchus, ormai siamo davvero affezionati alla vostra presenza, alla rubrica di Bacchus nel nostro telegiornale su Teleuniverso. Ma andiamo subito adesso ad ascoltare il parere dei nostri esperti. In particolare volevo parlare proprio
con te per parlare proprio dell'acqua di Fiuggi, perché bisogna essere esperti anche per assaporare l'acqua. Sì, diciamo, assaporare l'acqua sembra la cosa più semplice a dirsi, è la cosa più difficile a farsi. Devo dire che nella mia attività negli ultimi anni, essendomi dedicato appunto alla gestione dell'acqua Fiuggi, ho cominciato ad apprezzare le differenze delle varie acque, e questo risulta molto netto al palato. Talvolta sembrerebbe che le due acque sono assolutamente uguali. Leggendo per esempio l'etichetta non si noterebbero determinate differenze, invece ogni acqua è espressione del proprio territorio, è espressione della terra e quindi è sicuramente differente. Parliamo invece adesso del dolce. Che Dio la benedica questa cuoca, è stata così brava. Sì. Stavamo parlando prima, è meravigliosa questa cosa, a casa me la mangiavo con le mani e non rimaneva niente, invece qua con la forchetta, capito, tutti ti guardano, le telecamere, hai visto mai, però è veramente buona, complimenti. Descriviamo questo dolce. Io ho ritrovato, dicevo prima all'amico Maurizio, un sapore antico, quello della mela con la glassa, con lo zucchero. È veramente particolare, devo fare i complimenti agli amici che l'hanno presentata, anche perché poi la presentazione stessa è veramente molto molto accattivante. Eccoci alle battute conclusive di Piatto d'Oro. Mi corre l'obbligo a questo punto di ringraziare in modo particolare l'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Sora, nella persona del professor Minnucci per il servizio cucina, il professor Melideo per il servizio sala e la professoressa Luffarelli per il servizio di ricevimento. In particolare un grazie sentito al dirigente scolastico, il professor Vinicio Del Castello, che purtroppo per impegni personali questa sera non è stato con noi, ma ci ha garantito, grazie ai suoi insegnanti, ai suoi allievi, veramente un servizio impeccabile. E a tal proposito il Piatto d'Oro va anche all'Istituto Einaudi di Sora, ma a questo ci pensa Martina. Eh sì, perché a consegnare questo Piatto d'Oro sarà il nostro editore, l'editore di Teleuniverso, Torino Magnapera. Buonasera. Ecco Presidente, davvero sono anche un po' emozionata nell'intervistarla, perché Teleuniverso raggiunge sempre più livelli sempre più alti, perché siamo la prima televisione del Lazio. Sì, oltre al Lazio da poco abbiamo anche, oltre all'Abruzzo che dal mese di aprile del 2013 copriamo col canale 89, da circa un mese abbiamo anche la copertura totale del Molise, quindi abbiamo raggiunto tutto il centro Italia, quindi a questo punto il prodotto della ciociaria sarà esportato non soltanto nel Lazio ma anche nelle province limitrofe, sia Abruzzo che Molise. Quindi noi ce la mettiamo tutta per promuovere i nostri prodotti, perché grazie a questo, grazie ai lavori di queste persone che sono qua, i cuochi e i produttori di vino, birra e acqua, che il nostro territorio può andare avanti, quindi sicuramente sarà un motivo in più per andare avanti con questi prodotti. Quindi ecco, Teleuniverso prima TV nel Lazio secondo i dati Auditel. Alessandro. Sì, e con questa bella notizia che non ci stancheremo mai di dare ai nostri amici telespettatori, ci dobbiamo davvero congedare da voi, anche per questa sesta edizione di Piatto d'Oro. Io devo ringraziare i nostri tecnici che hanno svolto un lavoro impeccabile come al solito, il regista televisivo Danilo Costanzo e il service audio for stage di Renato Renzi di Cassino. Poi voglio ricordare tutti coloro che ci sono vicini da anni e che devo dire fanno ogni volta degli sforzi, il Circolo dei Buongustai di Fabio Campoli, Anto Bar Professional, un saluto a Tonino Antonucci che comunque stasera non è stato con noi ma
c'è sempre vicino la Banca Popolare del Cassinate, l'ISE, l'Acqua di Fiuggi, Prodop, Casale del Giglio, Corte dei Papi, Distillerie Bonollo, Masseria Barone, Caseificio Anteo LDB, Liquorificio Sara Andrea, La Ferriera, Vigneti Iucci, Petra Potenz, Ciociaria Expo, Birrificio Eureka, Creative Catering di Alatri, una persona di Roberto Di Vico, Cristian Di Vico e tutta la famiglia che si adopera sempre per noi e l'azienda agricola M. Io dico solo questo a conclusione di questa trasmissione, che la promozione dell'enogastronomia per noi è diventata una missione, lo facciamo veramente con il cuore, con piacere, ci crediamo, per cui il Lazio è una terra tutta da scoprire, da visitare, ma soprattutto da gustare. Grazie anche a Maurizio Martufello e a questo punto, signore e signori, buonanotte, grazie Martina, ciao. Grazie Alessandro, grazie telespettatori, arrivederci.